né per gli altri cento, e forse fu a 20 anni, o forse 2 di meno, era con Gaetano Bresci sopra una nave lungo il Tirreno. Giocarono a 3-7 con il morto, il terzo era un gendarme, il quarto re dal piatto corto. Un tempo qua a Milano, dove si va a lavorare, c'erano tante bande, quante banche da rapinare. E forse fu per caso che con Pietro Cavallero fece la comparsa in un film in bianco e nero. Gli diedero fucili e pistole di terza mano, un passaporto falso per fuggire via lontano. Senza tempo.